Buonasera. Lo spaccio dell'azienda agricola Sapori d'Emilia è stato vittima di un furto. L'altra notte i ladri prima hanno deviato il raggio d'azione delle telecamere e poi hanno razziato circa 25.000 euro in formaggi e salumi. Si è svolta ieri sera allo Sporting Club una cena benefica a favore di Admo. Durante la serata è stato presentato il progetto raccolta fondi per una borsa di studio e c'è stata anche una sfilata. Ascoltiamo l'intervista al giovane Ivan Cuoghi. Mi sono ammalato di leucemia all'età di 10 anni e appunto così da un momento all'altro ho iniziato a sentire dei sintomi molto strani, sintomi non imputabili a una malattia di tipo tumorale, tant'è che sono passati circa 2 mesi che io facevo esami su esami su esami senza che i medici riuscissero a capire quel che avevo. Ovviamente in questi 2 mesi peggioravo sempre di più, al che appunto una sera fui ricoverato. Dopodiché mi hanno fatto la biopsia del midollo e effettivamente il mio midollo non c'era più, era stato completamente sostituito dalle cellule tumorali della malattia. Sicché ho iniziato subito a fare la chemioterapia. Io purtroppo, dico sempre un po' ironicamente, purtroppo mi sono ammalato nel 98 perché all'epoca c'erano protocolli molto più pesanti di quanto siano adesso, quindi io mi sono fatto 2 anni e passa di cicli ripetuti, uno dietro l'altro proprio, di chemioterapia, e così esattamente dopo 13 mesi dallo stop dell'ultimo ciclo di questi 2 anni e mezzo di sofferenze, pene, così, ho ripresentato gli stessi sintomi e ancora la malattia stava lavorando. Per fortuna nel frattempo poi siamo arrivati nel 2002, le cose sono cambiate e al che dopo appunto mi hanno messo in lista per il trapianto. Dopo qualche ciclo di chemioterapia me l'hanno fatto comunque lo stesso, poi sono stato messo in lista per il trapianto. Dopo circa un anno di attesa fu trovato il donatore e per fortuna appunto andai a Monza perché all'epoca non erano ancora attrezzati per fare i trapianti pediatrici. Andai appunto a Monza e il 21 gennaio nel 2003 mi trapiantarono il midollo e anche lì una lunghissima e penosa e sofferta convalescenza, però per fortuna, insomma, la posso raccontare la mia esperienza. Posso dire che per me è una brutta esperienza lunga finita bene, diciamo così. Oggi come ti definisci? Come stai? Oggi mi definisco, sento parlare delle volte anche alcuni che hanno vissuto un'esperienza simile alla mia, si definiscono un po' dei sopravvissuti. A me mi sembra un termine abbastanza freddo, sopravvissuto. È vero, siamo dei sopravvissuti, però io comunque sono molto attivo nell'ADMO, insomma vado nelle scuole a promuovere la donazione, e quindi io sono un sopravvissuto che mi faccio carico della mia storia, la condivido con gli altri per sperare di portare a questa associazione più donatori possibili, di modo che si possano aiutare più bambini possibili che stanno aspettando adesso loro malgrado, un trapianto di midollo osseo. Uno slogan secco per chi ti sta guardando. Ce l'ho fatta, dalla leucemia si guarisce, ma si guarisce grazie al tuo midollo. Rinnovo del contratto aziendale per più di 400 lavoratori della Caracol. La direzione aziendale ha raggiunto l'accordo con i rappresentanti sindacali degli stabilimenti di Sassuolo e Rubiera, che hanno ottenuto diversi miglioramenti, tra cui maggiori permessi retribuiti, diverse convenzioni aziendali per acquisto di beni, premio di partecipazione collegato a parametri di produttività e qualità. L'evento estivo organizzato per i giovedì di luglio è andato bene. L'associazione La Calzetta è riuscita ad acquistare un fax per la scuola materna Varini di San Possidonio, colpita dal sisma del maggio 2012. L'associazione prosegue nelle sue attività benefiche anche durante le fiere d'ottobre, con un banchetto in via Pretorio. Il ricavato sarà destinato al Fondo di Solidarietà Città di Sassuolo. Passiamo allo sport. Ripresa degli allenamenti dopo la prima vittoria in Serie A per il Sassuolo Calcio. Oggi, giorno del compleanno del giovane Alberto Gomez, i neroverdi si sono allenati a porte chiuse, scelta di buon auspicio visto il risultato di domenica scorsa. Prossimo impegno contro il Catania. Rientra dalla squalifica il capitano Francesco Magnanelli. Per oggi è tutto, arrivederci a domani.